Perfetto. Bene. Allora, la seconda operazione con gli insiemi è l'operazione unione. Che cos'è l'unione? L'unione si indica con questo simbolo. Se l'intersezione era questa U rovesciata, l'unione è la U normale, ok? Allora, che cos'è l'insieme unione? L'unione tra due insiemi A e B è costituito da tutti gli elementi che appartengono ad A e a tutti gli elementi che appartengono a B, considerando una sola volta gli elementi in comune. Questa è la definizione, sembra difficile, ma in realtà vi posso assicurare che è una stupidata. Guardate, se io considero i due esempi di prima, i due insiemi di prima, A le lettere della parola farfalla, B le lettere della parola arco, vedete, vi ricordate, F, A, L, R, insieme a A, B, A, C, R, O. E vi ricordo che l'intersezione era costituita dagli elementi in comune tra A e B, quindi A ed R. Ma qual è invece l'unione? L'unione cosa devo fare? Devo unire gli elementi di A con gli elementi di B. E se ci sono degli elementi in comune li prendo una sola volta. Quindi A unito a B a che cosa è uguale? A F, A, R, L, che sono gli elementi di A. Poi devo prendere gli elementi di B, ma A e R li ho già scritti, eccoli qua, quindi non li prendo, prenderò C e O. Eccolo qua, questo è A, A unito a B. Alcuni esempi di alcuni esercizi, guardate, questo è un caso, vedete, ho l'insieme A costituito dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e l'insieme B che è un sottoinsieme proprio di A, vedete, 3, 4, 5, 6, eccolo qua. Attenti, quanto vale A intersecato con B? Intersecato. Vi ricordo che l'intersezione è costituita da tutti quegli elementi che sono in comune ad A e a B. Ma quali sono in questo caso gli elementi in comune ad A e a B? Sono gli elementi di B. Vedete che tutti gli elementi di B, 5, 3, 6, 4, appartengono a B e appartengono anche tutti quanti ad A. Quindi nel caso dell'intersezione di un insieme con un suo sottoinsieme proprio, l'intersezione è pari al sottoinsieme. E l'unione? L'unione, scusate, sono tutti gli elementi di A e tutti gli elementi di B. In che cosa consiste l'unione? In questo caso specifico, quando B è un sottoinsieme proprio di A, l'unione consiste in tutti gli elementi di A. Vedete? Unite A e B, è come se io dicessi la classe prima H è insieme A, la classe, gli alunni della classe prima H con gli occhiali è insieme B, ma naturalmente questi qui con gli occhiali chi sono? Fanno parte dell'insieme A. Uniteli insieme, non è che una persona con gli occhiali la posso ripetere due volte, chiaro? E quindi in questo caso l'unione è di nuovo tutta la classe prima H. Quest'altro caso, questa è una cosa interessante, guardate, qui abbiamo l'insieme A costituito dalle lettere A, I, S, O e l'insieme B costituito dai numeri 1, 2, 3. Qual è l'intersezione tra questi due insiemi? L'intersezione tra questi due insiemi, cosa hanno in comune? Quali elementi hanno in comune? Nessuno. Quindi l'intersezione è l'insieme vuoto. Si dice in questo caso che A e B sono disgiunti, cioè non hanno elementi in comune. E qual è invece l'insieme unione? A unito a B. A unito a B è l'insieme A più l'insieme B. A, I, S, O, 1, 2, 3. Ok? Questi sono i casi un po' particolari delle operazioni di intersezione e delle operazioni di unione.